Dopo un novembre piuttosto intenso, con titoli del calibro di Death Stranding, Pokémon Spada e Scudo e Star Wars Jedi Fallen Order, anche dicembre promette di offrire al pubblico qualche gradita sorpresa, come l'esordio di Halo Reach nella Master Chief Collection, l'atteso Phoenix Point e Darksiders Genesis. Prima di procedere con l'elenco dei titoli da tenere d'occhio nel corso del prossimo mese, ricordatevi di cliccare sul pulsante iscriviti e attivare le notifiche, per rimanere sempre aggiornati e unirvi a noi di Avrei.it. Con One Finger Death Punch 2 in uscita su Switch il 2 dicembre, gli autori di Silver Dollar Games partono dalle solide fondamenta dell'episodio precedente per edificare un'impalcatura ludica e contenutistica ancora più profonda. Il ritorno del sistema di combattimento basato sulla pressione di soli due tasti accompagnerà il pubblico in un viaggio interattivo estremamente adrenalinico, con più di 26 abilità e tecniche di Kung Fu da sbloccare a suon di mazzate. Il 3 dicembre arriva il quinto e ultimo episodio della seconda stagione di Life is Strange, gioiellino targato Dontnod Entertainment che si appresta a raggiungere il suo epilogo. Al momento non è chiaro se la serie proseguirà con un terzo atto, ma gli appassionati potranno presto vedere la conclusione del viaggio dei fratelli Diaz su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In arrivo il 3 dicembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Tools Up è un videogioco cooperativo ispirato a Mario Party e ai maggiori esponenti del genere. Il titolo, sviluppato da The Night of Unity, promette infatti di offrire un'esperienza multiplayer cooperativa decisamente insolita, dove ogni utente deve indossare i panni di un operaio chiamato a contribuire alla ristrutturazione di una casa in procinto di essere abitata dai suoi nuovi inquilini. Sempre il 3 dicembre arriva su PC, PlayStation 4 e Xbox One anche Arise: A Simple Story, un'avventura sviluppata dagli autori italiani di Piccolo Studio. Si tratta di un platform adventure che ci cala nei panni di un uomo anziano alle prese con il viaggio che lo condurrà verso il Regno dei Morti. Prima di raggiungere la destinazione, il nostro alter ego tenterà di ripercorrere le tappe fondamentali della sua esistenza attraverso un'esperienza ludica al tempo stesso coinvolgente e intimistica. L'avventura horror Blair Witch approda su PlayStation 4 il 3 dicembre. Il protagonista del gioco è un investigatore recatosi nella foresta di Black Hills per cercare di risolvere il misterioso caso di un bambino scomparso. La forza soprannaturale che aleggia tra i boschi di questa remota zona del Maryland proverà a braccarci per tutta la durata della campagna principale, obbligandoci alla fuga nei momenti più concitati o spingendoci a ricorrere alle maniere forti. A 3 anni dal lancio in madrepatria, Saga Scarlet Grace approda finalmente sul mercato occidentale in una versione che propone diverse migliorie e ottimizzazioni che faranno certamente piacere agli appassionati di JRPG. Il gioco, in uscita il 3 dicembre, guadagnerà su PC e Nintendo Switch nuove linee di dialogo doppiate e 2 eroi aggiuntivi, ciascuno con la propria storia unica. Skellboy, action RPG in uscita su Switch e PC il 3 dicembre, narra la storia di Skippy, uno scheletro chiamato a imbracciare le armi per impedire al mago di corte del regno di Kobold di servirsi del suo esercito di non morti per salire al trono. Tra le caratteristiche dell'opera citiamo lo squisito comparto grafico, l'ampia personalizzazione del proprio alter ego e una progressione stile Metroidvania. Dopo una lunga attesa, il 3 dicembre Halo Reach si aggiunge ai contenuti della Master Chief Collection su PC e Xbox One. Questa nuova versione offrirà un comparto grafico più curato, una completa riformulazione del sistema di mira e dei comandi e l'introduzione di funzionalità di matchmaking più evolute. Il 3 dicembre arriverà anche su Xbox One Trover Saves the Universe, gioco nato dalla mente del co-creatore di Rick e Morty, Justin Roiland. L'edizione Xbox One è sprovvista del supporto alla realtà virtuale, ma comprende il DLC Important Cosmic Jobs, un pacchetto che offre l'accesso a nuovi personaggi, al minigioco Space Slam e a degli sketch originali. Phoenix Point, in arrivo su PC il 3 dicembre, sancisce il ritorno sulla scena di Julian Gollop, lo sviluppatore artefice della serie di XCOM. In questo strategico, il nostro compito sarà quello di recarci in giro per il globo alla ricerca di nuove truppe e di scienziati con cui migliorare l'equipaggiamento dei soldati, affrontando una minaccia aliena che ha scatenato nel mondo una terribile pandemia. Vampire the Masquerade – Coteries of New York, in uscita il 4 dicembre su PC, è un'avventura narrativa sviluppata da Draw Distance. Il titolo è inventato tra i grattacieli della Grande Mela e si focalizza sulla acerrima rivalità tra i clan della Camarilla e vampiri anarchici. Le scelte compiute dai giocatori determineranno in maniera dinamica il corso degli eventi e garantiranno un alto tasso di rigiocabilità. Il 5 dicembre sbarcherà su Switch Alien Isolation, lo straordinario survival horror di Creative Assembly. Oltre al supporto al Rumble HD e al giroscopio per i controlli, questa versione include tutti i contenuti pubblicati per il gioco, compresa la missione unica superstite con protagonista Ellen Ripley, l'iconico personaggio della saga cinematografica.
Forti dell'esperienza maturata con il singolare horror Among the Sleep, gli autori dello studio Krillbite si riaffacciano sulla scena videoludica con un progetto, Mosaic, che coniuga i tratti intimistici di un'avventura narrativa con un'esperienza di gameplay fortemente influenzata dalle scelte compiute dall'utente. Il gioco uscirà su PC il 5 dicembre. In uscita il 5 dicembre su PC e Stadia, Darksiders Genesis è un gioco di ruolo d'azione che cala i giocatori nei panni di guerra e conflitto. I due cavalieri dell'apocalisse chiamati a evitare che l'eterno scontro tra il paradiso e l'inferno spezzi i già fragili equilibri tra le dimensioni. Ciascun personaggio vanterà un suo specifico set di attacchi, di abilità e di poteri da evolvere, quasi tutti studiati per essere perfettamente complementari con quelli dell'altro eroe. La millenaria battaglia tra Templari e Assassini riprende il 6 dicembre su Nintendo Switch con la Rebel Collection, che comprende Assassin's Creed 4 Black Flag e Assassin's Creed Rogue, con le relative espansioni. Tra le aggiunte troviamo il supporto a Rumble HD, l'interfaccia touchscreen, oltre a un sistema di puntamento e controllo basato sull'utilizzo dei sensori di movimento. Ancestors The Humankind Odyssey si appresta ad arrivare anche su PlayStation 4 e Xbox One il 6 dicembre. Si tratta di un'avventura a mondo aperto, contraddistinta da una spiccata componente survival, che ripercorre i primi passi compiuti dal genere umano, partendo dagli albori dell'evoluzione nell'Africa subsahariana di 10 milioni di anni fa. L'action GDR Ashen si prepara ad arrivare il 9 dicembre anche su Switch e PlayStation 4. Il gioco narra un'epopea da toni oscuri ambientata in un mondo sull'orlo del collasso, che il giocatore potrà esplorare liberamente alla ricerca di tesori e nemici da combattere utilizzando le armi e le abilità acquisite nel corso dell'avventura. In uscita il 10 dicembre su Switch, Call of Juarez Gunslinger racconta la storia di Silas Greaves, uno spietato pistolero passato dalla parte della legge per diventare un cacciatore di taglie. Le gesta di Silas lo porteranno a intrecciare eventi di fantasia fatti realmente accaduti, incrociando la strada con personaggi leggendari come Pat Garrett, Butch Cassidy o Jesse James. MechWarrior 5 Mercenaries, in arrivo il 10 dicembre su PC, ci catapulterà nell'anno 3015 per farci interpretare un giovane pilota di mech lungo una campagna che seguirà i passi della sua carriera trentennale. Il titolo sarà contraddistinto da un alto livello di personalizzazione, da una gestione simulativa dei danni e delle battaglie, da attività immerse in ambientazioni estremamente mutevoli e da un'IA capace di adattarsi dinamicamente alle strategie del giocatore. King of Cards e Showdown sono le nuove espansioni di Shovel Knight, disponibili a partire dal 10 dicembre su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One. King of Cards ci offre l'opportunità di indossare i panni di un personaggio nuovo di zecca, incaricato di sconfiggere una volta per tutte la sua nemesi per diventare il re delle carte. Showdown rielabora invece l'offerta ludica di Shovel Knight per permetterci di affrontare un'ampia gamma di livelli assieme a un massimo di altri 3 giocatori. La discesa dei draghi è la nuova espansione di Hearthstone in uscita su PC il 10 dicembre, giorno in cui potremo assistere all'invasione dell'universo di gioco da parte dei draghi mistici, navi volanti e creature di Azeroth. Il pacchetto comprende 135 carte inedite, 5 carte eroe di Galakrond e una pletora di draghi leggendari. In arrivo il 10 dicembre su Switch, Riverbond è un'avventura che trae spunto dagli action rollistici con visuale dall'alto per offrire meccaniche di gioco frenetiche e ritmate, merito anche di un bestiario di nemici così ricco da comprendere decine tra creature minori e boss di fine livello tanto potenti da richiedere la collaborazione con altri giocatori e una perfetta coordinazione di movimenti e attacchi. Dragon Quest Builders 2 arriva anche su PC il 10 dicembre. Si tratta di un gioco di ruolo a mondo aperto ambientato nell'universo di Dragon Quest, con una componente sandbox vicina, almeno concettualmente, a quella di Minecraft. Durante la campagna saremo infatti chiamati a costruire una gran varietà di strutture, alterando in maniera anche radicale il profilo delle ambientazioni. Detroit Become Human si appresta a sbarcare su PC in esclusiva su Epic Games Store il prossimo 12 dicembre. Il gioco di Quantic Dream ci proietta in un futuro non troppo lontano per farci compiere un lungo viaggio in compagnia dei 3 androidi protagonisti. Proprio come in Heavy Rain e Beyond due anime, anche stavolta ogni scelta dei giocatori innescherà tutta una serie di conseguenze in grado di alterare in maniera netta gli eventi al centro dell'avventura. L'avventura di Wattam, in arrivo su PC e PlayStation 4 il 17 dicembre, ruota attorno all'improbabile figura di The Major, un cubo verde che, in preda alla solitudine, cercherà di stringere delle solide amicizie con gli oggetti animati che popolano il suo mondo a tinte pastello. Col passare delle ore di gioco, le amicizie coltivate da The Major permetteranno al nostro alter ego di creare delle torri viventi per ottenere l'accesso ai livelli più avanzati.
La nuova espansione di The Sims 4, Vita Universitaria, sbarcherà anche su PlayStation 4 e Xbox One il 17 dicembre. L'iscrizione all'Ateneo di Bradchester o all'Istituto di Foxbury darà modo ai nostri personaggi di seguire le lezioni, frequentare i corsi e le aree studentesche, partecipare agli eventi celebrativi e sportivi o assistere a conferenze e lauree. La prima delle tre espansioni collegate al Season Pass di Borderlands 3, Moxie alla conquista dell'Handsome Jackpot, ci condurrà ai margini di un buco nero per esplorare lo sfavillante casino spaziale di Jack il Bello e tentare la fortuna arraffando quanti più tesori possibile prima che l'installazione orbitante venga inghiottita dalla stella collassata. Il DLC sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC via Epic Store a partire dal 19 dicembre. Si conclude così l'offerta di dicembre. Buon divertimento!